Buongiorno, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video che non facevo da un po' di tempo e si tratta di un video dedicato al mondo dell'occulto. In particolare vorrei parlarvi della piantagione di Mirti che si trova negli Stati Uniti. In questo terreno, pare che fossero sepolti, venissero sepolti i nativi americani, quindi gli indiani d'America. C'è una costruzione in questa piantagione che risale al 1796. E oggi è stata trasformata in bed and breakfast e pare che in questo luogo accadano strani fenomeni. Pare che ci siano delle strane apparizioni di uomini vestiti in abiti d'epoca, che si sentano rumori di passi, ma in particolare la cosa più inquietante, più misteriosa è legata alla presenza di uno specchio che si trova all'interno del bed and breakfast. Pare che in questo specchio vengano spesso avvistati strani riflessi e soprattutto delle impronte di mani, ma la cosa particolare è che queste impronte di mani non vengono viste all'esterno dello specchio, ma all'interno dello specchio, come se qualcuno, qualche spirito, fosse intrappolato al suo interno. E la leggenda dice che all'interno dello specchio sono intrappolati gli spiriti di Sarah Woodruff e dei suoi figli, che un tempo furono i proprietari della piantagione e che furono avvelenati dai suoi servi. Sembra che quando si verificò la morte di questi proprietari della piantagione, non venne rispettata l'usanza di coprire lo specchio, perché non so se magari alcuni di voi lo sanno già, ma un tempo, quando moriva qualcuno, subito dopo il trapasso veniva coperto lo specchio per evitare che lo spirito rimanesse intrappolato al suo interno. Sembra che in questa piantagione non sia stata rispettata questa usanza e quindi gli spiriti sono rimasti intrappolati all'interno dello specchio. Questo specchio arriva nel bed and breakfast nel 1980 e da allora si sono sempre verificati questi strani fenomeni, si sono sempre viste queste impronte, ci sono sempre stati questi strani riflessi, ma nonostante questo sembra che il bed and breakfast attiri davvero tantissimi curiosi e turisti che vanno apposta per vedere lo specchio. Io personalmente vi dico che non ho tutta questa voglia di andare in questo bed and breakfast, diciamo che mi fido di quello che ho letto, non voglio andare a vedere di persona perché mi sembra una cosa abbastanza inquietante. Quindi, insomma, detto ciò, io vi segnalo che esiste questo luogo, che esiste questo specchio. Se ci siete stati, raccontatemi quello che avete vissuto nei commenti, se avete visto qualcosa. Io mi fermo, vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!